Un blitz in piena regola per verificare insieme alla polizia locale e alla protezione civile il rispetto delle regole in una giornata di autentico pienone. Il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, si è recato di persona in varie zone della città, ribadendo la necessità di tenere alta la guardia in una città dove sono stati ben 650 i casi registrati in appena 10 giorni. Presi d'assalto il corso ed il lungomare, locali pieni così come i parcheggi. Traffico in tilt in una Salerno che così non si vedeva da molto tempo. Il sindaco, dal canto suo, non ha escluso misure restrittive se i dati dei contagi dovessero peggiorare e soprattutto ha fatto sapere che è pronto uno screening di massa nelle scuole della città. Anche le chiusure, ahimè, servono. Però molti poi mi dicono tu chiudi via Lungomare, quelli vanno al corso. Deve scattare proprio questa consapevolezza intima che fa di noi dei cittadini degni di questo nome. Per quanto riguarda le scuole verificheremo nei prossimi giorni che cosa succede. Sto curando un'ipotesi di lavoro di uno screening generalizzato nelle scuole che investa alunni, professori e personale ATA. Nei prossimi giorni sto verificando insieme all'Ebris la possibilità di mettere in moto questa iniziativa. In provincia a destare preoccupazione in queste ore soprattutto il focolaio all'interno dell'ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno. Una decina i contagiati finora, 7 pazienti e 3 infermieri, ma il timore è che i numeri possano salire. Oltretutto, solo 2 giorni prima del tampone positivo, gli infermieri erano stati vaccinati.